E salve a tutti e bentornati di nuovo nel canale di Philips 93. Un'altra grandissima puntata di LEGO Racer ci sta per aspettare. Adesso oggi è il turno, innanzitutto del circuito 3, dove c'è il campione base del signor Fratello, che ci sono questi circuiti che state vedendo davanti ai vostri occhi. Ma oggi è il turno di Felix, eccolo qua. L'ho creato come praticamente mi ha detto lui: lo sguardo, diciamo, la faccia normale, il cappello da stregone, la maglietta con leone stampata al centro e i pantaloni blu. E c'è la macchina anche con l'emblema, diciamo, del castello, diciamo, tutto con le carrozzine, eccetera, eccetera. Con le carrozzine non si può sentire. E noi iniziamo immediatamente l'avventura con Felix. Ma prima c'è la presentazione, attenzione, non penserai mica di vincere. Non contro un avversario del calibro di Basil, il signor Pipistrello. Addirittura, ma chi si crede di essere questo sbruffone da quattro soldi? Praticamente. Si crede di essere un campione, ma noi lo sverniceremo con il nostro carissimo Felix. Stiamo per iniziare 3-2-1. Ah, aiuto! No, maledizione. Ho fatto un errore. 3-2-1. Ok, abbiamo sistemato, diciamo, il problema che si era scollegato il nostro carissimo joystick, ma adesso siamo di nuovo pronti per partire alla grande partenza veramente meravigliosa. Ma purtroppo è passato lo stesso davanti il nostro carissimo Basil, il pipistrello maledetto, che adesso dovrà fronteggiare il nostro carissimo Felix. No, maledizione, errore immediatamente subito all'inizio. Adesso dobbiamo recuperare gli scagnozzi che sono sempre dietro a rompermi le scatole e mi allontano il più lontano possibile. Sì, vabbè, un po' ubriaco oggi a quanto pare. C'è il tizio là dietro che sta cercando di rompermi le scatole, forse mi vuole attaccare, ma io a questo punto la mia intenzione è cercare, maledizione, sterza carte da quattro soldi. Soldi? Vabbè, comunque. No, base si sta allontanando sempre di più, maledizione, devo cercare assolutamente di non farlo scappare. No, non prende. No, è sparito, maledizione. Devo raggiungere, devo assolutamente fare la stessa cosa che ha fatto lui, ovvero tre cubetti bianchi. Ok, veloce, veloce, prima che sennò non lo riuscirò. No, maledetto! Maledettissimo, mi ha agganciato, brutto sgorbio. Tieni, muori, maledetto, maledettissimo. Mi ha fatto perdere la possibilità di raggiungere il nostro caro amicone, Pipistrello. Ah, questa gara sarà sofferente. Maledetto, maledetto. È ancora dietro, in realtà non l'ho ucciso, è sempre dietro. Lo devo fare scivolare, farò scivolare. Dai. Forza! E ci siamo riusciti! Attenzione, cubetto! E andiamo nell'iperspazio appena in tempo, maledizione! Eccolo là! Si può ancora fare! Attenzione, si può ancora fare! E a due passi, cerchiamo di attaccarlo! Sì! E lo superiamo verso l'esterno! No, maledetto, lui però aveva il fulmine! Maledizione! No! Gara testa a testa, bellissimo! Testa a testa! No, se prende il verde è finita! Se prende, è finita! Maledizione! Mi ha fregato la vittoria sotto al naso e mi devo accontentare della seconda posizione. Ah, peccato veramente. Ci credevo di poter vincere questa gara. Ma comunque Felix si deve accontentare solo al secondo posto. Infatti noi ci rifaremo con la seconda gara, perché qua non si perde tempo, si inizia subito. Ah, partenza brutta questa volta. E Basile è scappato. Basile è molto, ma molto più dispettoso, molto più, diciamo, prepotente rispetto. Fatti superare, levati dalle scatole, maledettissimo sgorbio che non si voleva fare superare. No, Basile è scappato di nuovo, porca miseria. È difficile. Basile era uno dei nemici più difficili, perché non solo era più forte, ma aveva anche gli scagnozzi più pericolosi, diciamo. Volevo dire una parolaccia, più, ma mi sono bloccato. Più pericolosi, diciamo, più vergognosi rispetto agli altri. E quindi, ai, aiuto. Mi sono avvicinato un pochettino, dai. Eccolo là il nostro nemico pubblico. Mi sono avvicinato tantissimo. Vediamo se posso attaccarlo. Vediamo se ci riesco. Sì, attaccato. Adesso devo scappare. Devo assolutamente scappare per evitare che lui mi attacchi e mi speroni. Ah, nel modo proprio. Basta, mi sta girando la testa. E adesso cercando di attaccare. No, non super. Maledetto, maledettissimo che mi ha superato di nuovo. No, attenzione. Lo sapevo che ha fatto uscire praticamente il petrolio per farmi. No, non colpirmi, ti prego. No, e vabbè, pure il tasto si blocca, maledizione. Ultimo giro alla fine. Si può assolutamente vincere questa gara, ma devo stare attentissimo. Perché lui è un vigliacco, più vigliacco che non c'è. Non so perché. Vabbè, però devo dire una cosa, questa macchina, diciamo, è veramente impossibile da guidare perché con le carrozzine è ancora c'è. Maledettissimo!
Cosa cacchio è successo? Non l'ho capito. Sono stato attaccato da qualche missile, ma mantengo comunque la prima posizione. Dietro non c'è nessuno. E a questo punto posso accelerare e allontanarmi leggermente, ma dico leggermente dagli altri. Dai che si può vincere questa gara, dai che si può assolutamente fare. Base del pipistrello è comunque in una discreta posizione di distanza, come potete vedere dalla mappa. Siamo praticamente nel rettilineo finale, vittoria della gara, prima posizione. Base questa volta non ha potuto niente per fermare la nostra corsa eroica verso la vittoria. Base infatti è arrivato secondo, Jack e Falco è arrivato terzo. La classifica parziale ci vede in testa sia Felix che Base al primo posto, 50 punti, perché giustamente abbiamo vinto tutte e due una gara. Ok, perfetto, terza gara, tutto apertissimo, bellissimo ovviamente questa gara, perché possono vincere in due, sia io che Basi, facciamolo scivolare. Ah, avevo cambiato la telecamera, però sì, l'abbiamo fatto scivolare, infatti ha perso un casino di tempo. E per ora manteniamo in modo abbastanza agevole la prima posizione. Gli avversari sicuramente, gli scagnozzi maledetti, cercheranno di farmi la vita impossibile e rendermela un inferno. E nel frattempo vado via, volo, 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 no, no, cretino. No, maledizione. Anche l'altro tizio, il Falco, perché il Jack e il Falco mi ha superato, che sarebbe quello che in questo momento è in terza posizione. Non questo che ho colpito, ma l'altro. Maledettissimo. E ora attacchiamo il Falco, che è perfetto a questo punto. Maledetto, maledettissimo. Ricambiano qua subito i favori, quindi devo stare molto molto attento. Allora nel frattempo Base si è di nuovo allontanato. Maledizione, sembra... No, maledizione, sto perdendo più tempo. Vabbè, così mi avvicinerò un pochettino. Wow, wow, eccolo lì, maledettissimo. Eccolo lì, no, è scappato di nuovo. Ha preso praticamente il cubetto lì per velocità, maledizione. Ora devo di nuovo recuperarlo, di nuovo, per l'ennesima volta. Ora devo... Lo posso riprendere subito, dai, perché anch'io prendo l'ipervelocità e lo supero verso l'interno e mi porta in prima posizione. Bellissima questa gara, veramente emozionante. Cerchiamo di fargli perdere tempo, cerchiamo di distruggerlo almeno psicologicamente. Eccolo là, ma cercherà di attaccarmi, cercherà di farmi fuori. Guardate che drabbata spettacolare di Basi per cercare di perdere meno tempo possibile. Cercherà di farmi... Forse questo ti riesca a incastrarlo, vediamo. Ce l'ho fatta, grandissima azione vigliacca nei confronti di Basi. E mantengo egregiamente la prima posizione. E allora si può assolutamente vincere questa gara. Però non devo fare più errori. Non devo fare più errori. A questo punto mi difendo, perché questo cercherà di spararmi. E infatti ci stava provando, ma non ci è riuscito. Wow, 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 che curva maledetta. Mi sta venendo mal di testa. Basi comunque rimane là dietro. A questo punto possiamo garantiamoci la vittoria, dai. Cerchiamo di prendere l'iper velocità di nuovo. E guardate che distanza siderale che abbiamo praticamente guadagnato nei confronti di Basi. Siamo praticamente nel trino finale. E lo possiamo dire, vittoria della gara. Prima posizione, Basi battuto per la seconda volta di fila. Grande, grandissimo Felix. Un'altra fantastica gara. Felix primo e Basi, come potete vedere, è arrivato secondo. Quindi Jackie Falco terzo, però vabbè, questa è la classifica parziale. Siamo 10 punti di vantaggio nei confronti di Basi Pipistrello. Se dovessimo arrivare primi, vinciamo la gara. Se dovessimo arrivare davanti a Basi, la gara è vinta. Ma è difficile, difficile. Cerchiamo di farlo saltare in aria. Salta! No, dove si è schiantato qualcosa? Quel cantellotto di dinamite si è schiantato da un'altra parte. Mi sto confondendo con questi. Eccolo là. Eccolo. No. Per pochissimo il razzo praticamente non mi ha colpito. No, Basi. Basi, stai fermo. Basi è pericolosissimo, ragazzi. Basi è veramente pericolosissimo. Mi cercherà di fare la vita impossibile. No, non fare la curva larga. Ok, per ora manteniamo la... No, sono senza protezione, mi fermerà. Maledetto. Ma Basi lo posso colpire subito, dai. Basi, posso fare la festa. Ok, perfetto, colpito Basi. E a questo punto posso superarlo, perfetto. Meraviglioso, perché la navicella spaziale ha portato dietro lui piuttosto che me. Quindi per ora sono in prima posizione. Si può... Sembra lì dietro, ragazzi. No, no, no. Adesso se ne andrà. Adesso se ne... No, maledetto, agganciamolo. Oh, ci ha provato a scappare il maledetto. Maledetto. Oh, maledizione. Maledettissimo Falco. No, maledetto gioco buggato, ce l'ha con me. No, non devo assolutamente classificarmi dietro a Basi. Non devo assolutamente farlo. Porca miseria, è veramente un casino questa gara. Non voglio assolutamente vincere questo circuito. No, non gli ho tolto purtroppo il po'. Perfetto, Basi è stato attaccato. Non so da quale cosa strano. Ok, perfetto, dalla strega. Will è la strega che lo sta per attaccare. A questo punto sono di nuovo in prima posizione. E a questo punto, ragazzi, la gara è praticamente vinta. Prenderò queste scie di cubetti verdi. E 3, 2, 1, vittoria della gara.
prima posizione e Felix Evin da questo punto del campionato del terzo circuito di Legorezza. Grandissimo Felix, ottima vittoria. Secondo base e terza la strega. Classifica finale, Felix a 110 punti, praticamente il record da quando è iniziato la serie, base solo seconda 90. Grandissimo Felix, guardate come festeggia tutto felice nel podio, nel primo posto del podio, che ce n'è solo uno, il numero uno. Grandissima vittoria di Felix, congratulazioni. E io dopo questa altra bellissima puntata di Lego Racer, ancora più emozionante del solito, io vi saluto e vi invito a mettere un like se volete. E ci vediamo al prossimo video. Un'altra cosa, è sempre aperta la possibilità di giocare una gara con il vostro nome. Fatemelo sapere, potete scriverlo nei commenti. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti e alla prossima.